2 anni di attività sportive gratuite nel segno dell'inclusione è quanto prevede il progetto intitolato L'Uno per l'Altro, presentato da diverse realtà sportive, di cui il Fano Rugby in elenco capofila, che hanno vinto un bando ministeriale per regalare a tanti giovani dai 14 ai 34 anni, così come a tanti ragazzi diversamente abili, una serie di opportunità aggregative e di crescita personale. L'iniziativa ha anche lo scopo di prevenire eventuali forme di disagio come l'isolamento sociale, il bullismo, i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione. Quali sono questi sport che potranno essere praticati? Allora, i sport individuati che sono frutto della partnership, del partenariato con le altre società sportive saranno il rugby touch e il rugby integrato, oltre alla vela, la vela integrata, il canottaggio outdoor e indoor. Alle attività sportive e a quelle all'aperto si aggiungono proposte che si collocano al di fuori del movimento e dell'agonismo, ma ugualmente di grande valore sociale. Ne sono un esempio i cosiddetti laboratori Life Skills, incentrati sulla gestione delle emozioni e sull'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, gestiti da Poliscop, che proporrà anche delle visite guidate alla Fano Sotterranea. Tra le proposte pure uno sportello d'ascolto grazie ad Etica Center, i corsi di formazione ASI e il corner dello sportivo. Caritas infatti raccoglierà indumenti e attrezzature per lo sport da redistribuire ai più bisognosi. Tutte le varie attività saranno abbastanza capienti e quindi c'è spazio, e saranno un pochino più limitate sotto l'aspetto della vela del rugby integrato per ovvi motivi di utenza, quindi con un rapporto diverso fra educatori e utenti. A breve metteremo fuori sia un indirizzo email sia un numero di telefono dedicato per le adesioni. Si possono praticare più sport? Sì, la possibilità è quella di fare appunto un percorso, questo progetto è biennale, che si alterna sia la parte sportiva, quindi anche con più sport, e quella extra sportiva. Sarà possibile poi eventualmente anche aderire successivamente, quindi non è che c'è un termine di scadenza per l'adesione. Il comune, ma anche l'ambito sociale, in qualche modo ci aiuteranno a individuare questa utenza e quindi sarà molto importante il loro ruolo.